Ciao Antonio, oggi sto festeggiando il compleanno a casa mia, vuoi venire? A che ora? Alle 6. Alle 6? E che dobbiamo fare, la visita ai parenti all'ospedale? Allora, se vuoi venire devi mettere la X su sì, va bene? Tu vieni, Sharon. Devo controllare la mia agenda. Mi dispiace, ho un impegno, ma farò di tutto per liberarmi. Bambini, seduti, dai! Avanti! Maestra, c'è la mamma di un alunno, vuole entrare. Prego. Fa che non è lei, ti prego, Gesù, fa che ti non è lei. Ti auguri a te! Signora, che cosa sta facendo? Quella torta non va bene. Perché? Che c'è nella torta che non va? È Gino Massani? No, signora, secondo la normativa, nelle scuole italiane è vietato portare alimenti e o dolci fatti in casa. E questa mica l'ho fatta, io l'ho comprata nello spin. Sì, ma quella è stata aperta. Va bene, la maestra, aspetta un attimo, vado al distributore automatico. Torno subito, aspetta, siamo perché, la mamma. Beh, signora, bene, tanti auguri. Cristina D'Avena, ci devi cantare. Allora, bambini, mi raccomando, ci vediamo alle 6 a casa mia puntuali e venite mangiati e soprattutto cacati, che ho lavato il bagno. Va preparati, bene? Antonio, perché oggi ci divertiremo da matti. Se vi muovete di là, vi scando. E che stiamo a me li dare? Mamma, facciamo un gioco. No, amore della mamma, lo sai come sei. Poi sudi, ti ammali, ti ricoverano e muori. Signora Maria, posso andare un attimo in bagno? Falla qua dentro che ho lavato il bagno. E tu la fidanzatina di Giuseppe sei? Non rientra nei miei canoni. Non entra nei cannoni? Beh, chi vuole un tramezzino? Sì. Ma io sono intollerante al lattosio. E vabbè, togliamo il formaggio. E sono allergica alle uova. E togliamo pure la maionese. E sono anche celiaca. E vabbè, figlia mia, allora togliamo pure il pancarello e rimane il tovagliolo. Tieni, mangi, tu buon appetito. Beh, avvicinatevi che facciamo la foro, dai. Giuseppe, abbraccia Sharon. Se mi tocchi ti querelo. Giuseppe, addrizza le spalle, Giuseppe, sembri tuo padre con la scogliosi, addrizza. Ridi, amore della mamma, ridi, Giuseppe. Non vedo l'ora di diventare maggiorenne. Un altro po' di pazienza, Giuseppe, un altro anno è andato via. Poi la mandi a fanculo la signora Maria.